mezzi nudi, movie. Giro un film in camera dei tuoi, sì, tu mi sembri appena uscita da Playboy, eh. Amo quei locali a luci rosse quasi quanto odio quando dietro delle luci blu. Alle volte vorrei solo che sta gente non ci fosse, ad aspettare solamente che spegni le luci tu, baby, sai che forse parlerai con te tutta la sera. So che non ti scorderai di me, anche vorrei scoparti come appena uscito di galera. Vale molto più dei soldi miei, quindi resto qui con te anche se la terra trema. A me non fanno paura i guai, ogni voce che hai sentito su di me non è vera. Spero solo non ci crederai. Mi chiamare gli X-Files su un alto nel cielo. Sai che sembra 6ix9ine questa pila di euro. Non sapevo la strada, un po' come nel buio. Avevo un buco in pancia da 9:21. Non mi fare con me, poi non esci dal beef. Non ti compro carte, Van Cleef. Le mie jeans sono una stack, tipo forma con Maxi. La mia auto è per due, la tua amica va in taxi. Nessuno qua lo sa come ero messo quando tornavo con un occhio pesto, e passavo la notte con la faccia dentro al cesto. Tu mi vorresti innamorato perso, io penso che da innamorato perso, però stavolta parlerai con te tutta la sera. Sai che non ti scorderai di me, anche vorrei scoparti come appena uscito di galera. Vale molto più dei soldi miei, quindi resto qui con te anche se la terra trema. A me non fanno paura i guai, ogni voce che hai sentito su di me non è vera. Spero solo non ci crederai. Vita è piena di problemi e io mi ci butto a capofitto. Queste giornate piene di impegni, dovrò imparare a seguire il ritmo. Giri in auto, mi muovo da solo, senza mezzi è meglio, anzi peggio. Gli immigrati rubano il lavoro, gli italiani rubano il parcheggio. In ufficio il mio capo mi tratta come se non mi avesse visto mai prima, che mi chiama Riccardo ma sono Fabrizio, così perdo pure autostima. Si lamenta, dice troppe tasse, devo licenziarti, addio ci vediamo. Servirebbe qualcuno che salvi il paese, così potrei vivere in pace, speriamo. In giro che succede, vi faccio vedere come si fa. Santa immaginazione, ho perso le chiavi della città. Magiche le lezioni, a fare promesse siamo i campioni. Passo l'inverno a tenervi buoni, cerco l'estate qua giù in città. E allora sì, propaganda, propaganda. Non c'è più niente che mi manca. E allora sì, propaganda, propaganda. La risposta ad ogni tua domanda. Finalmente qualcuno che parla per me, che sa quello che provo. Finalmente qualcuno che pensa alla gente e che mi dà un lavoro, che promette di farmi dormire tranquillo in tutte queste notti. Finalmente qualcuno che mi sembra onesto in mezzo a tanti corrotti. Qualcuno che mi assomiglia, che in TV parla la mia lingua, che difende tutti quei valori italiani tipo la famiglia. Uno come me che non se la tira, che rispetti come chi ha la divisa, anche se l'Italia l'ha un po' divisa. Attenzione, guarda, eccolo, arriva, evviva! In giro che succede, vi faccio vedere come si fa. Santa immaginazione, ho perso le chiavi della città. Magiche le lezioni, a fare promesse, siamo i campioni. Passo l'inverno a tenervi buoni, cerco l'estate qua giù in città. E allora sì, propaganda, propaganda. Che dici? Non c'è più niente che mi manca. E allora sì, propaganda, propaganda. La risposta ad ogni tua domanda. Sono passati degli anni e tutto ancora uguale a prima. Sono sempre senza lavoro e sempre con meno autostima. Accendo la tele, un politico parla, sembra interessante, ascoltiamolo un po'. Fa mille promesse, la gente lo guarda, sicura alle prossime lo voterò. E allora sì, propaganda, propaganda. Non c'è più niente che mi manca. E allora
E siamo tornati, siamo in compagnia di uno degli organizzatori di questa iniziativa, ossia un veterano, perché voi organizzate questo raduno da ben 10 edizioni. Sono in compagnia di Raffaele Rosa, presidente dell'associazione Auto Storiche Eclanum. Ciao Raffaele. Ciao. Ti invito a mantenere il microfono vicino, altrimenti non ci ascoltano. Cosa succederà oggi? Oggi quanti esemplari ci sono qui a Bonito? Penso una settantina più o meno. Una settantina di esemplari. Com'è nata la vostra associazione? Cosa fate durante l'anno? Niente, è nata da questa passione per queste auto storiche che abbiamo da tanto tempo. E degli amici abbiamo creato questa associazione. E poi mano a mano è cresciuta. Ovviamente tu avrai avuto un'auto storica per... Sì. Qual è il tuo gingillo? Vabbè, la prima auto era una 126, la prima, poi piano ho cambiato, adesso ne abbiamo una quarantina più o meno. Una quarantina di auto che ovviamente curerai durante l'anno, sarà la tua passione, il tuo cruccio, motivo di litigio con la moglie, sì, lo so come funzionano queste cose. ho visto molti esemplari qui, anche diversi in piazza a Bonito. Da dove arrivano questi automobilisti? Un po' da tutta la Campania, più o meno, Salerno, Napoli, Maiano, Avellino, un po' di Mariano. Oggi cosa succederà? A parte faremo questo giro tra i murales a Bonito, perché quest'anno si è creata questa sinergia con gli amici dello Muraglione e del collettivo Boca. No, niente, ogni anno cambiamo itinerario. Adesso quest'anno siamo con gli amici di qua di Bonito che ci hanno invitato e facciamo la visita dei murales, e poi San Vincenzo qua dietro e poi andiamo al ristorante. Al pranzo al Bosco. Magari per chi ci sta vedendo da casa, chi volesse unirsi al vostro gruppo durante l'anno, cosa deve fare per unirsi alla vostra associazione? Io ho un'auto storica, voglio far parte di questo gruppo. Devo contattare e poi ci organizziamo. Cosa vuol dire auto storica? Cosa deve avere un'auto per essere definita storica? Vabbè, noi non abbiamo un ideale di auto storica, cioè noi abbiamo la passione per le auto, quindi auto che superano i 30 anni, 40 anni, 50 anni, abbiamo pure auto di 70, 80 anni adesso qua. E questa è la sinergia delle auto storiche, quindi non è un esemplare unico che vale per esempio 100.000 euro per farti capire, anche certo. 500, 500 assolutamente sì. E l'auto che ha l'età più alta oggi qual è? L'auto più vecchiotta? L'auto più vecchiotta è queste due qua, questa nera e quella grigia. Quindi i maggiolini sono? Sono? Sembrano maggiolini, è vero. La Lancia Ardea, sono tutte e due Lancia Ardea del 1949. 1949, sì. E sono le tue? Questa è mia e quella di un mio socio. Allora noi faremo un giro dopo, appena smette di piovere, ma già sta smettendo, sì. Vicino a queste auto e magari i proprietari e tu Raffaele ce le descriverai. Nel frattempo ti ringrazio, ti saluto, ti auguro una buona giornata, noi saremo qui a raccontarla e complimenti davvero per tutto quello che fate. Grazie a voi. Grazie Raffaele, ciao. grazie.
come ti pare, pare, pare. Come ti pare. Rieccoci, rieccoci, siamo sempre qui in Piazza Bonito, stiamo ammirando tutte le auto storiche che sono parcheggiate in questa piazza sotto il campanile che segna esattamente le 12.06. Tra un'intervista, un racconto e un'esperienza stiamo trasmettendo la classifica dei brani più trasmessi in radio, compresa la nostra che è CRT Radio. Siamo arrivati alla 12ª posizione che segna un brano che è tipico di un artista che ha dimostrato che non è sempre facile essere all'altezza delle aspettative durante il percorso della propria carriera. Ha avuto dei boom altissimi, qualche cedimento, ma è tornato anche quest'estate con un tour che è stato al centro sicuramente di polemiche e di consensi. Sto parlando di Jovanotti e il brano è I Love You Baby. I giorni passano lenti, se li conti uno per volta, aspettando una svolta, baby, bisogna che non ci pensi, non guardare cosa fa, l'altra gente non lo sa, credi, pare che di questi tempi, tutti cercano di dare una colpa per spiegare cosa succede alle loro menti, che si intrecciano a pensare, non riescono a volare, senti. C'è una canzone di tanti anni fa che sembra scritta ora, non mi ricordo neanche più come fa, ma il testo dice qualcosa come I love you baby, più chiaro di così non c'era. I love you baby, lo canterò per te stasera, domani e finché non vedrò la luce dei tuoi occhi, tornare nei tuoi occhi, la luce dei tuoi occhi, tornare nei tuoi occhi. La tua bellezza è potente, ci puoi fare cose belle, anche fottere la gente. Le cose accadono sempre sulla strada per Damasco, penso subito non è un incidente, sai com'è? Pacchetto delle gambe, qualcuno non ci vede un bel niente, a te io affido i miei istinti, soprattutto perché so quanto ami gli animali, senti quella canzone di tanti anni fa, che sembra scritta ora, non mi ricordo neanche più come fa, chiudi tu qua, ma il testo dice qualcosa come I love you baby, più chiaro di non c'era, ecco. Sono incompetente, però io mi dico gli altri due della.